Un parco giochi avveniristico pensato per il fanciullino che c'è in ciascuno di noi. Si apre con lo sguardo sugli allestimenti del Prato davanti alla polveriera austriaca a Forte Marghera di Mestre, la 17ª edizione della Biennale di Architettura di Venezia, un'edizione slittata di un anno a causa della pandemia e che ora riapre come simbolo di una sfida per l'intera città. La mostra che i visitatori vedranno è esattamente quella che avrebbero visto l'anno scorso, il che non significa che il curatore o gli architetti non abbiano fatto tesoro di quanto è successo, però l'interrogativo come vivremo assieme valeva prima, durante e dopo la pandemia. Gli approfondimenti su quello che ha significato rispetto al vivere assieme e soprattutto a non fare errori che magari hanno portato a quello che è successo, e sarà affidato degli approfondimenti, a delle masterclass, a dei meetings con esperti che il curatore Sarkis sta mettendo a punto e che dureranno tutto il tempo della mostra. Oggi simbolicamente Venezia si riapre al mondo con questo progetto internazionale, ricordiamo i 5 architetti internazionali che hanno preso parte a questo progetto e quindi noi ci riapriamo con lei al mondo e ci auguriamo davvero che sia un punto di ripartenza e di ripresa. How will we play together? Come vivere assieme? Il tema declinato nell'esposizione. Noi tutti amiamo giocare, no? E perché qui è un parco da gioco per i ragazzi. Allora noi alla Biennale pensiamo che how do you say to bring? Dare la Biennale alla Forte Marghera e alle ragazze è l'idea perfetta per questo luogo. Quali sono le particolarità di questa esposizione, se le può sintetizzare? Beh, la particolarità di questa esposizione è che parla di tutte le forme più o meno del vivere assieme. Si parte dal corpo umano e quindi dalle relazioni che conosciamo bene e si arriva allo spazio. È un grande viaggio nella fantasia degli architetti per ipotizzare sostenibili modi di stare assieme.